Eddie Mulligan? Credo che sia il massimo che ci sia. C'è una cosa che vorrei dire, ed è importante, che Mulligan ha aderito, e questo è stato molto simpatico secondo me per un artista della sua levatura, a esibirsi con la ritmica italiana, cioè ha voluto incontrare... Quella di basso? Sì, ha voluto incontrare i musicisti italiani. Il sax baritono di Jerry Mulligan è stato in effetti il mattatore della serata di Orvieto. Dopo il breve duetto con la McPartland, ha suonato accompagnato dalla ritmica del complesso di Gianni Basso, e cioè da Renato Sellani al piano, Dodo Goi al basso, Tullio De Piscopo alla batteria. Al quartetto, infine, si è aggiunto lo stesso Gianni Basso col suo sax tenore.
mattina dopo, in attesa di partire per Gubbio, dove si svolgerà il prossimo concerto, registriamo i commenti dei critici. Jerry Mulligan per me ha rappresentato una sorpresa, nel senso che è sembrato in parecchi momenti rinascere quel grande musicista che era negli anni 50, e soprattutto perché ha stimolato i musicisti italiani in un'esibizione di un altissimo livello. Direi che ieri sera si è raggiunto un momento magico, una perfetta comunione di intenti, ed è piacevole che sia avvenuto tra il jazzista americano e i jazzisti italiani. Ma poi c'è questo da tenere presente, che quei particolari musicisti erano dei grandissimi ammiratori di Jerry Mulligan. Hanno imparato a suonare sui dischi di Jerry Mulligan vent'anni fa. Perfettamente. Anche Roberto Capasso è della stessa idea, no? Sì, ma io sottolineerei un'altra cosa, e cioè che se è vero quello che dice Gandini e Polillo, c'è anche da rilevare che io ricordo oltre 20 anni fa a Roma Zoot Sims costretto a prove estenuanti da Jerry Mulligan, e Zoot Sims è uno dei più grandi tenori che siano mai esistiti. Quindi voglio dire, il fatto che Jerry Mulligan abbia suonato praticamente senza prove con Gianni Basso ottenendo splendidi risultati è altamente positivo, perché vuol dire che Gianni Basso, come abbiamo sempre sostenuto, è un tenore di valore internazionale. Ecco, un'altra cosa, allora, cosa vi aspettate da questa sera? Oh, direi che tutto promette bene, perché c'è Charlie Mingus soprattutto. Charlie Mingus è un uomo che può sempre dare delle sorprese. Questa volta presenta proprio un complesso di giovanissimi che ha costituito qualche mese fa, in cui ci sono dei solisti molto interessanti, quindi potrebbe essere veramente la cosa più interessante della serata e magari del festival, però potrebbe anche non esserlo. Se Hellview o Bellevue, lock them up. Oh, my other way. Oh, my God. Roberta, anche tu credi che Mingus possa dar luogo a sorprese questa sera? Mingus è un musicista che ha abituato ormai pubblico e critica a concerti di livello eccezionale, a livello del capolavoro. Pertanto la sorpresa potrebbe essere soltanto quella che suoni meno bene del solito, ma sempre in maniera fantastica. Ha suonato con tutti i grandi nel passato, da Armstrong fino a Charlie Parker, e è sempre stato un po' il vessillifero del jazz, perché in tutti i movimenti d'avanguardia ha avuto una parte enorme. E di questo nuovo complesso, che ne dici? Beh, mi sembra quanto mai valido. Ha due nuovi musicisti, Mingus, che sono poco noti, ma dei quali si parla già molto bene, che sono il sax baritono Bunny Bluiett e il sax tenore George Adams. Si avvale di un pianista, Don Pallen, che ormai è sulla cresta dell'onda, e soprattutto conta sul ritorno del batterista Danny Richmond, che ha suonato per moltissimi anni con lui e che dà una garanzia ottima, perché è uno dei più forti batteristi che esistano nel jazz moderno. How are you? Is that the same place you guys have beautiful?